Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Buongiorno a tutti, oggi il ritratto ce lo facciamo diverso, no? Sì, coppia perché? Già, diciamo, sperimentata la nostra. Di fatto. Di fatto, sì. Di fatto visto che oggi Antonella non è con noi, la salutiamo. E purtroppo... Improvvisamente di partita la nostra Antonella. No, di partita no, non è di partita. No, c'è la partita, è di partita. Enzo Stroscio, sempre in vena di scherzare. Buongiorno Nicolosi, siamo qui presenti come sempre, la trasmissione si chiama Radio Ritratto, oggi noi facciamo un bellissimo ritratto a due personaggi importanti che sono... Andrea Cassisi, e ora spieghiamo perché sei qua, insieme a Desiree Alabiso, mannaggia, l'avevo detto io, aveva due possibilità, le ha sbagliate tutte e due. No, però prima l'avevo detto giusto, per appunto. Cui vabbè, pazienza. Allora, parliamo dell'Alabiso prima, così presentiamo poi il nostro ospite. Ma non posso parlare di lei se prima non introduco Andrea. Ma non potresti non parlare, che è meglio. Ti do la parola. Però allora, prima della parola, se la regia era pronta, noi dobbiamo dare la parola a uno stato. Quale stato? Mannaggia, oggi insomma c'è stato qual è il suo stato? Gran Bretagna ci ha riservato la sorpresa. È la parola che sta in voga, che se la regia un attimo, ferma un attimo l'immagine, è see you later, alligator. Ci vediamo. Sì, see you later, però you è diventato eu. Quindi sì. Hanno dato il contributo dell'abbandono alla nave dell'Europa con see you later. Stai spiegando la vignetta? No, sto spiegando che tutti i giornali, il Daily Star, anche Globus Magazine, no? E tutti i format, il The Sun, tutti i format inglesi sono usciti fuori con questo ormai tormentone, che sarà il tormentone estivo, See You Later. Che ne pensi? Ma forse è meglio che io mi stia zitta a riguardo. Tu volevi che uscisse l'Inghilterra dal... Ma non è entrata mai nell'euro moneta, è entrata nell'euro commerciale e ora ne sta uscendo fuori, però ovviamente aspettiamo poi cosa dirà il Parlamento. Ma secondo me ci sarà un effetto domino su questa cosa. Si tirerà qualche altro stato? Secondo me sì. Cosa, il Caucaso, cosa si tirerà fuori? Il Caucaso non lo so. Il Liechtenstein? Andorra? Già la Francia. Andorra. Sì. Si tirerà la Repubblica di Salò. Andorra e poi tornerà. Sì, Andorra. Vabbè, oggi come avete capito, oggi Radio Ritratto è un radio ritratto spiritoso, qui ci vuole... Comunque, vogliamo dire invece perché Andrea e Desiree sono qua? Io non lo so. Allora, Andrea... oggi pomeriggio c'è la presentazione del libro che tu hai scritto insieme alla tua collega Lorena Scimè, dove ai Benedettini? Sì, nel giardino di Via Biblioteca, che è Palazzo Ingrassia, nel monastero dei Benedettini, presentiamo... Tu lo conosci questo palazzo? UEFER racconta Camilleri. Lo conosco molto bene perché ho studiato lì per tanti anni, mi sono laureato per due volte in quel complesso. E tu sai che quel posto è il top dell'intelligenza siciliana? Lo so e siamo onorati di essere ospitati in questa cornice. Io pensavo fosse accanto a me il top dell'intelligenza, perché, però penso un po'. Perché anche da quella parte il top c'è passato, quindi ovviamente il... Ma meno male che ne siamo usciti tutti allora. Allora, ci sarà la presentazione del vostro libro, Efer racconta Camilleri. Come mai l'idea di questo libro? Il libro è qua. E in realtà è un libro particolare, no? Perché ci sono due grandi personalità che in qualche modo si raccontano. Esattamente, due grandi personalità e la copertina già a darne uno spunto, perché c'è il grande scrittore empedoclino, il Sommo, così come viene definito dal fan club e da molti italiani, Andrea Camilleri, che guarda, è un giovanissimo Federico Efer. Siamo nel 1945 al Teatro Mezzano a Porto Empedocle. L'età che è proprio
dai Natali alla nostra Onia. Sicuro, sempre gentile. 45. Sì, sì, fa infatti. Perché lei è una Highlander woman. Sì, ne rimarrà sì. solo una. Si pizzicano piacevolmente. Sì. No, no, sono simpaticissimi. La pizzica in un'altra regione. Vabbè. Allora, dicevi... sì, dicevo, in una foto due giovanissimi amici, appunto Federico Efer e Andrea Camilleri, quest'ultimo lo guarda mentre si trucca perché portavano in scena Così ce ne andremo, che è una Bellissimo. Commedia di Vittorio Calvino, perché entrambi avevano fondato e facevano parte della compagnia Le Maschere Nude per rifarsi a quel pirandello conterraneo e portavano in scena questa rappresentazione teatrale insieme con altri personaggi di spicco della Portempedocle degli anni 50, un libro che nasce per caso, perché in realtà né io né la collega Lorena Scimè del quotidiano La Repubblica potevamo immaginare di scrivere questo libro, perché trovandoci a fare quadrato, a fare salotto nell'ambito di una presentazione di un libro a Gela, abbiamo scoperto Federico Efer quale miglior amico di Andrea Camilleri. Proprio quella sera, mentre parlavamo, lui ci diceva di quanto la società sia cambiata, di quanto la letteratura ai giorni nostri sia molto più presente nelle librerie. Parlavamo di come fosse difficile oggi portare gente alle presentazioni di un libro, cioè a quei tempi con Andrea era diverso. Lui dava per scontato che quell'Andrea di cui parlava era insomma quel Camilleri che tutti noi conosciamo, e quindi è nata una serie di una discussione con una serie di ricordi che poi noi abbiamo ordinato. Inizialmente da giornalisti avevamo pensato di impostare semplicemente una notizia, e invece poi erano talmente tante queste memorie che abbiamo deciso di farne un libro. Camilleri, l'uomo dalle mille risorse, dai mille iscritti, e l'uomo empedoclino dai quattro elementi, ma l'uomo più imitato da tanti grandi imitatori nazionali come Fiorello, come Crozza e tanti altri personaggi, perché veramente è un personaggio che si può plasmare in tutto il suo mondo, il mondo di Camilleri, ecco così. Tra l'altro leggevo che questa amicizia è un po' particolare, perché mentre da giovani insomma vivevano un po' la vita così, spesso con cose semplici, no? Leggevo, si facevano la partita a ping pong, andavano cosa a pescare, non so che... Sì, andavano a Scala dei Turchi a fare le gite. Ecco, insomma, sì. però alla fine non si sono visti per 50 anni, no? Però continuano a sentirsi. Si sono persi, periodicamente. Si sono persi negli anni 50, persi tra virgolette, perché Federico venne a vivere a Gela, dove fu assunto dalla raffineria Eni, come ha detto stampo, comunque nell'ufficio delle pubbliche relazioni, mentre Andrea si trasferì a Roma perché fu chiamata a dirigere l'Accademia d'Arte Drammatica. Era il 1951, da allora sono passati oltre 50 anni, però a fare da ruffiano allora è stato il telefono, perché tutte le settimane parlano al telefono e l'uno non si è mai dimenticato dell'altro. Quando Andrea Camilleri cambia casa a Roma, scrive una lettera piena d'affetto a Federico che dice così: caro Federico, ho cambiato casa, questo è il mio nuovo numero, quando tu mi chiamerai non riattaccare appena si aggancerà la segreteria telefonica, ma attendi che io ti risponda, perché appena riconoscerò la tua voce alzerò la cornetta. Ecco, infatti stiamo vedendo appunto tre libri su tre personaggi importanti. Il libro è sempre lo stesso comunque. Ah, non so, no, io pensavo che fosse un aspetto tridimensionale dello scritto, no? Uno è trino. Capito? Ma, allora, io adesso devo dire una cosa importante: i libri sono di varie forme, no? Sì. Questa è una forma tascabile standard. Perché avete scelto questa forma tascabile? Perché è semplicemente... Perché ogni ha la borsa piccola? Sicuramente per farlo entrare nelle borse, così lo leggiamo, perché si legge molto facilmente, è un romanzo molto semplice, carino. Noi non abbiamo voluto annacquarlo con fronzoli letterari, ma abbiamo semplicemente scelto di... Ricco di immagini a colori? No, non ci sono immagini a colori, niente. No, ci sono... Però ci sono le fotografie in bianco e nero. Per compensare si veste sempre con dei colori da libro proprio... Invece, siccome stavamo discutendo sul fatto che comunque sono 50 anni di storia, no? Parlando anche con Desiree, che
stasera dovrai presentare il libro. Esatto. Tu sei una professoressa di... Sì, io, anche io dal monastero. ci sei, visto che, insomma, questa intelligenza... Ci vestirà da monaca, ovviamente. Sì, sì, ovviamente oggi indosserò questi abiti. In filologia, quindi, insomma, lettere, storia, latino, insomma, siamo... Volevo chiedere proprio a te, considerato che c'è questo... grande spazio temporale, no? Di 50 anni, che in qualche modo attraverso i ricordi un po' che hanno messo loro sulla carta, si può fare, diciamo, una sorta di storia della letteratura? In qualche modo, sì, però io ritengo che, allora, questo libro è un libro che è sul ricordo, sulla memoria. Sono tanti gli aneddoti che Efer racconta su lui e Camilleri mentre passeggiavano sul litorale, mentre andavano a mangiare un gelato, piuttosto che a fare una gita a Scala dei Turchi. In questo libro si sente anche molto quello che è la letteratura degli scrittori siciliani tutti, quindi di Ciacia, di Bufalino, come anche di Patti, e sono citati perché amici sia di Efer che di Camilleri. In qualche modo lo sentiamo ed è sì, storia della letteratura, in qualche modo sì, però sicuramente quello che salta più all'occhio è come il tempo non abbia interferito in qualche modo in questa amicizia che si fonda su quella che è la loro memoria, ma soprattutto sulla letteratura, sull'arte, sul teatro, quindi è sostanzialmente, oltre essere un libro sul ricordo e quindi sulla memoria, è anche un libro degli affetti, è un libro che commuove, è un libro che si legge agevolmente e che a tratti veramente riesce a commuovere, perché ricorda intanto una Sicilia che probabilmente non viviamo più, che è una Sicilia semplice, delle piccole cose, dello stare bene con poco, che è una cosa che ormai in Sicilia, ma soprattutto in Italia, si è persa. Forse qualcosa la possiamo rimembrare ancora in quei paesini piccoli, magari di provincia, che sono rimasti un po' indietro, in cui ci si conosce tutto. Esatto, sì. Doveva essere con noi, però per dei motivi tecnici è rimasta, diciamo, nella sua bellissima Siracusa, però è al telefono con noi un'altra scrittrice importante, che proprio delle cose che hai detto tu si ci rivede, che è la nostra Melinda Miceli. Ci sei, Melinda? Eccomi. Sono qui con risentita nostalgia, colonnello, purtroppo non sono potuta essere presente. Vabbè, sarai prossimamente con noi. Ma qua si parla di uno scritto che riguarda Camilleri, ma nei tuoi innumerevoli scritti, personaggi importanti ne hai incontrati? Nei miei innumerevoli scritti? Sì. Ma diciamo che i personaggi variano molto. Comunque non si tratta sempre di personaggi importanti, si tratta della levatura della personalità, del coraggio. Io scavo molto nei personaggi, vado in profondità, sono un po' freudiana, diciamo, nell'impostazione della personalità dei miei personaggi. Qual è il tuo ultimo lavoro? Il mio ultimo lavoro, Prima donna in Sicilia, è un romanzo esoterico. Particolare, cioè che descrive anche i luoghi della Sicilia, se vogliamo è anche un romanzo di viaggio, ma è anche un viaggio iniziatico di una donna che per fare carriera incontra diversi perigli, per così dire, nella società del maschilismo brangatiano, del gallismo. E come finisce poi questa storia? Diciamo che è una storia particolare, no? Non è che finisce subito, è una storia molto travagliata, ci sono anche ampi sottotemi che sottendono altre tematiche culturali, no? È un libro di richiami e di rimandi culturali, ma comunque non ho diretto, diciamo, la trama verso una direzione positiva, perché c'è l'ascesi di questa donna che dopo varie parabole, diciamo, trascende verso la luce. Attraverso circostanze da scenario anche dantesco, se vogliamo, nel quale metafore, simboli esoterici racchiudono l'indole dei personaggi e diventano il caleidoscopio culturale del XXI secolo. Prima donna in Sicilia, infatti, è uno strumento culturale per comprendere la nostra terra. Tu parli molto della nostra terra, Melinda. Sì. Tu parli sempre della nostra terra. Sì, la mia passione. Questa nostra terra qual è? La terra di Sicilia, la terra di Siracusa? No, io parto da Siracusa, intanto il paesaggio è aretuseo all'inizio, no? Perché è come se fosse un viaggio a ritroso che la stessa scrittrice rivede se stessa nell'impostazione del romanzo. E poi la protagonista, essendo diciamo in parte molto autobiografica, all'80%, è una scrittrice viaggiatrice, quindi è una donna che
valica qualsiasi frontiera, addirittura arriva anche in Francia, a Montmartre, a Parigi, e comunque viaggia per tutta la Sicilia e sono descritte varie location. Comunque, Melinda, noi ti aspettiamo e ricordiamo che tu domani sera sarai nella giuria d'onore del premio Antonietta Labisi, quindi sarai con noi prestissimo e avremo modo di parlare anche di queste avventure siciliane, di queste tue avventure. Tu che sei stata premiata come donna siciliana del 2015 e hai un bel fardello da portare avanti. Sì, infatti ora ricomincerò a scrivere, ho detto 3 mesi di riposo dopo il romanzo e ricomincio con una guida della Sicilia e un libro anche di araldica. Certamente non mi posso fermare anche se la crisi è tagliente, però diciamo che il lavoro dello scrittore non è un lavoro ma una vocazione. Io dico spesso che non faccio il mio lavoro ma lo sono, quindi necessariamente si deve portare l'abito dello scrittore quando l'anima appunto è quella dello scrittore. Melinda, ti sentiamo presto, alla prossima. Ciao Grazie Colonnello, a Melinda! presto. Buonasera a tutti. Eccola lì, abbiamo ascoltato la voce di Melinda. Certo, un buon scrittore, cioè uno che si rispetti, non te lo dirà mai come finisce il libro, Però capito? Desirée aveva promesso che ci faceva sapere il thriller, il finale thriller del libro No, di bisogna Andrea comprarlo, Cassisi. così come bisogna E comprare soprattutto il libro ci ha di detto che in Camera Caritatis ci farà sapere chi è l'assassino. Ah, pure. Sempre Non il credo. maggiordomo. È È sempre il sempre il maggiordomo. maggiordomo. E Certo, sì. in questo caso il nostro maggiordomo leggerà un libro, una parte del Il libro. maggiordomo. Sì, Vabbè. maggiordomo figurato, diciamo, Ah, sì, il cioè. ruolo dell'assassino. Sì, esatto, maggiordomo assassino. Sì. Quindi Andrea leggerà un passo dal suo libro. Ho scelto il capitolo Oggi sceglierei Andrea. Entrare in scena è sempre una grandissima emozione. A me ogni volta tremavano le gambe. In occasione di quello spettacolo calcai il palco con il peso dei costumi e della valigia che insieme con me erano la protagonista della commedia. I riflettori erano tutti puntati su di me, non potevo sbagliare e non volevo deludere Andrea che mi aveva affidato quella parte così importante. Il mio stato d'animo in quella serata lo ricordo bene. Eravamo al Teatro Mezzano di Porto Empedocle, era il 1945, fu un gran successo. Nonostante la sala non fosse completamente piena, gli applausi furono scroscianti. Al pubblico piacque quella trama, ne rimase incantato. Quando aprì quella valigia piena di ricordi, essi presero vita e uscirono da dietro le quinte. Così sul palco fecero il loro ingresso la professoressa, il compagno di scuola, un giocatore di calcio, un venditore di pesce, un impiegato, cioè la gente che noi conoscevamo, che aveva rappresentato per noi dei momenti particolari. Dovevo sceglierne uno, ma erano talmente importanti questi ricordi. Così a un certo punto chiusi quella valigia e me ne andai senza portarmi dietro niente. Poi d'improvviso il silenzio. Oggi sceglierei Andrea, disse commosso. Quell'ultima frase ci toccò il cuore, ci dimostrava ancora una volta il valore dei rapporti umani, oggi così lacunosi e decadenti. In quell'affermazione finale si svelava la preziosità di quell'amicizia che adesso è mantenuta a distanza. Era come se Efer avesse di nuovo davanti a sé quella valigia, questa volta non su un palco e per finzione, ma sul serio. I suoi occhi parlavano chiaro. Se avesse avuto la possibilità di esprimere un desiderio, non ci avrebbe pensato due volte. Avrebbe chiesto di ritrovare Andrea lungo il suo cammino. Quei ricordi con i miei capelli bianchi vengono in superficie e come i sugheri sono gettati in mare con le nasse per pescare, ma a un certo punto tornano a galla e si asciugano al sole. Proprio così. I miei ricordi tornano a galla e si asciugano al sole dei ricordi. Con un gioco di parole Efer si lasciava coccolare dalla poesia. E questo è Andrea Camilleri, Real Time, che dedica ad Andrea Cassisi un contributo. Lo vogliamo vedere? Vediamo se la regia ce lo manda. Federì, ti voglio dire che tu e i due amici nostri mi avete fatto uno dei più bei regali della mia vita, veramente, soprattutto perché è giunto come una sorpresa dell'uovo di Pasqua, del tutto inatteso. Già pregusto quello che ci sarà dentro. Me lo farò leggere e rileggere parola per parola, perché io purtroppo non vedo più. Però magari con la voce di un altro o di un'altra me le gusterò lo stesso.
Federì, lunga vita, salute, ti voglio bene come me ne vuoi tu. T'abbraccio forte. Ciao, Beggio mio. E questi erano gli auguri di Camilleri che faceva a Federico, no? Ma impropriamente le faceva anche a Esattamente. voi, perché parlava dei suoi amici. Sì, allora noi La siamo famosa andati. cricca, hai visto che Esatto. Voi siete stati a casa Siamo sua. stati insieme con Lorena Scimè a casa di Andrea Camilleri, che non sapeva dell'uscita di questo libro. Federico Effer lo chiama, c'è tutto questo gioco della segreteria, e dice: Andrea, verranno da Gela due miei amici che ti devono portare una cosa. Così noi, armati non solo del libro, ma anche di arancini, pasta di mandorla, biscotti, torrone, andiamo a casa di Dai. Camilleri. E lui dice: ma che cos'è questa cosa che mi manda Federico? Con noi c'era la figlia Mariolina Camilleri, usciamo il libro e lei dice: papà, è un libro, perché lui non vede più, papà, è un libro, ci siete tu e Federico Effer in copertina. Lui ricordava tutto di quell'episodio che ho appena narrato, inizia ad accarezzare il libro e diventa tutto rosso dall'emozione. Quindi apprezza questo regalo, questa collana di ricordi che... Insomma, racconta questa adolescenza vissuta nell'assolata Porto Empedocle degli anni 50. Mi piace un po' parlare di ricordi, però a una certa età, quando si è giovani i ricordi diventano spesso un peso, no? A una certa età invece con i capelli bianchi i ricordi ti fanno compagnia, ti aiutano e in qualche modo ti accarezzano, no? Ti rendono più dolce il cammino che ti rimane ancora da fare. Bello, Ed questo è il è... romanticismo proprio, questo qua. Infatti tu non lo puoi No, capire, il cammino che c'ho da mannaggia. tanta Mi capiscono poesia. loro Mi però, mi accarezzo i capiscono loro. capelli. Fortuna che ci sono loro che mi Come, io mi capiscono. accarezzo i capelli come la Raggi, che sta, tutte le riprese sono tutte così. Ho notato pure io questa cosa, che la Raggi tira sempre Insomma, i capelli vuol far più vedere che indietro. è una Perché alza i bella raggi donna, verso il perché è una sole. bella donna, vuol far vedere il Comunque è viso, tutta quindi ci invidia sta. perché tu questa cosa non la puoi Non la puoi fare. fare. Ma io la facevo quando ero ragazzo. Quindi stavo dicendo proprio questa cosa che insomma è una cosa bella, no? Sì, è una Ed era cosa un po' bella anche ed è quello. una cosa che veramente fa commuovere nel libro, perché comunque ci sono molti passi in cui Efer non ricorda delle cose, quindi si sofferma, sta in silenzio, come raccontano Andrea e Lorena, si sofferma un attimino, tenta di mettere insieme quello che insomma gli resta di quei ricordi che... E poi, come diceva prima, come leggeva, questi ricordi che poi a un certo punto si asciugano al sole e diventano vividi. Quindi insomma, questa immagine è un'immagine molto bella, perché sì, è di senilità in qualche modo, però è anche di quell'adolescenza, quella giovinezza che non ha mai dimenticato e di questa amicizia spettacolare, perché comunque 50 anni senza vedersi, questo non incontro, però è questo filo del telefono che diventa l'unica arma possibile per rimanere uniti. Quindi insomma, bello. Vedresti Andrea Cassisi come il figlio di Montalbano? Ma magari, io lo auguro. Magari nella parte, così, Magari, una esatto, parte della fiction. nella parte della fiction, sì, glielo auguro. Magari fanno fare una Sai particina qual è il così. problema? Quale? Che Montalbano non si sposa. Vabbè, magari, non so, ci ripensa, vediamo. Vediamo se scrive qualcos'altro. Peraltro già Infatti, nel 100° libro è pure invecchia, è parecchio sì, invecchiato. però sai, Ha bisogno di cioè, Lidia insomma. che gli E spinge allora le bisogna ciabatte trovare sotto il letto. Mostrandolo. Che nasce un figlio in un certo punto Magari e si Andrea incontra. Camilleri ci penserà un attimo a questa ipotesi che stiamo suggerendo qui oggi e darà una particina ad Andrea. Andrea Camilleri non mi sembra così, diciamo, cioè mi sembra, lo vedo e mi sembra Lo abbastanza... vedi e non lo vedi? No, 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 voglio dire lo proprio il vedo. contrario, che lo vedo e mi sembra abbastanza, diciamo, in forza per fare libri ancora, Hai visto che c'è? no, Per scrivere senza ancora. i tuoi Hai suggerimenti, visto diciamo. che c'è una bellissima voce da padrino? Senza i tuoi Il Camilleri c'è suggerimenti. questa voce, lo diciamo. Invece, mi pare un po' di capire, leggendo il libro, probabilmente molti si riconosceranno, no? Nei ricordi di infanzia, nelle cose che si facevano con semplicità in paese, giocare per le vie, Strada. cosa che non si fa più perché adesso tra macchine, tra insomma, Esatto. pericoli, eccetera. Lasciare un po' indietro, queste cose che non viviamo più purtroppo e riscoprirle magari come avete fatto voi attraverso il libro, può essere l'occasione a chi lo legge
Sì, di riviverli in qualche modo questi ricordi. Cioè io comunque noi non siamo insomma di un'età così avanzata, però questi ricordi di infanzia, quindi il giocare per strada piuttosto che andare al mare a raccogliere le conchiglie, cioè che sono cose veramente molto semplici, che in qualche modo si sono persi in queste nuove generazioni. Esatto, Parliamo di adolescenti, generazioni. Ma insomma. scegli me. No. Scegli Preferisco me. vivere, questo però. No, scegli me e il disco che adesso andiamo a far ascoltare è quello di Gianna Nannini. Vabbè, meglio Gianna Nannini. Siamo di nuovo in onda? Siamo in onda. Sì. Ma tu mi hai scelto? Scelto no, mi sembra. Sono stata costretta. Allora, carissimi amici di Gela, gelesi, gelisti, gelitani. Gelesi. Gelesi meglio. Gelesi. Lui procede per prove ed errori, capito? Prima o poi la beccherà. Me l'ha detto per prima, in effetti, sì, quindi vabbè. Dopo Gelinda, i Gelendi, no? Non che Gelendo mest. No, non ho fatto il Allora, francese. poi io ho fatto una dedica alla nostra Nicolaus Onia con un brano bellissimo. Certo, scegli me, in effetti, e era. io ho fatto parlare per me la grande Gianna Nannini. Ora, a Gela si usa sta cosa qua? Sì, credo di sì, cioè, nel senso che ci sono delle radio che facciano queste e dediche. allora come la mettiamo? Cosa ho sbagliato? Non lo so, Tipo, forse. la zia Concetta saluta questa cosa Sì, così. Funziona, È un po' fuori moda, funziona diciamo. anche la cartellonistica, Gela. Stiamo facendo dei segni Allora, con la regia, è terribile. ieri, pensate, sono rientrato da Catania a Gela, ieri pomeriggio, nell'ingresso della città, nei pressi di un'ortatoria, un gelese ha chiesto alla sua futura moglie di se sposarlo, voleva, così. Di sposarlo. Una cosa così discreta. Con un manifesto. Tra l'altro, vogliamo sapere se poi gli ha detto di sì o di no, insomma, capire. Penso chiederemo al giornale. Sì o no? Dipende dall'eleganza in cui tu ti offri, no? Sì, Per esempio, io voglio sapere, la nostra amica e tua conscrittrice Lorena Scimè, di dov'è? No, lei è gelese, però si è trasferita Come a lei è Trapani. Lei è gelese? Stiamo parlando di di Gela Gela, qua. è gelese, sì. Però si è trasferita a Trapani perché ha Perché seguito cercava la l'amore. falce, cercava il sale, no? Perché lei ha seguito l'amore, fallo Ha parlare, seguito se non lo. l'amore perché si è sposata con il dirigente della polizia giudiziaria che è di Reggio Calabria, ma è stato trasferito a Trapani, quindi giustamente ha seguito il marito. Vabbè. Forse ce l'abbiamo in linea. Lorena? Lorena Scimè? Presente o presentati. No, sta squillando. Pronto? No, No. avrà chiuso perché appena vi ha ascoltato dice no, per favore, mi metto con questi No, qua. perché sappiamo. Ma lei Io adesso in questo ti momento posso dove si fare trova? Lei in questo momento è a Trapani, domani sarà a Palermo, ma tra poco diciamo Sì, perché. infatti. Perché domani lei sarà all'aeroporto di Palermo, mentre io sarò all'aeroporto di Catania. Diamo una perché. notizia. Allora, la aspetta, diciamo. Lo diciamo appena c'è Lorena Ah, appena c'è collegata. Enrica Sì, Catoliano. lo Allora, tu diciamo. sarai. No, io sarò probabilmente a Gela. A Lui Gela. sarà all'aeroporto di Catania. Lei Lorena sarà sarà all'aeroporto all'aeroporto di di Palermo. Palermo. Noi. Voi sarete a Io a Catania. casa probabilmente. Poi se il tempo lo permette me ne andrei anche al mare. Ovviamente noi stiamo cercando di metterci in contatto perché vogliamo le certezze con Certo, Lorena chiaro. e chiaramente lei non lo sa perché forse sarà tra le saline di Trapanesi e quindi non so Lorena, ti sei tolta dal sale, sei fuori, ci senti? Sì, mi Lorena? sento, mi Eccola qui. sento. Ciao Lorena. Perché c'era Andrea molto preoccupato. No, cadeva la linea, ma sono qui. Ma insomma, ti è piaciuta questa sorta di garrambata, così questa sorpresa all'improvviso? Eh? Bellissima, non me l'aspettavo Beh, effettivamente, in quindi mi effetti, avete colto di ti dirò, tu sorpresa, non sono so se hai contenta di essere sentito, con voi. Lorena, non so se hai sentito la trasmissione, ma Andrea diceva, beh, il libro l'ho fatto io, beh, Lorena magari ha messo qualcosa, ha messo magari l'introduzione, il finale, ha messo magari i numeri nelle pagine, insomma. Non ti fidare perché è bugiardo, Lorena. Abbiamo parlato, Infatti ovviamente. stavo proprio per dire, giusto per rimanere un po' in Sicilia, stavo per dire con un detto siciliano, occhio cum vire coro cum dole. Non posso appurare questo, non posso appurare quello che avete detto, quindi non sono proprio così sicura di poterci credere. Tu fidati di me, tranquilla. Piuttosto invece abbiamo parlato ovviamente del Infatti, libro. lei si chiama Onia Vobiscum. Abbiamo parlato del libro e abbiamo detto che per voi sicuramente è stato molto emozionante anche andare a casa di Camilleri, no? Vivere un po' in qualche modo questa atmosfera particolare
per certi versi sacra, no? Per molti che lo leggono con piacere. Per voi è stato sicuramente un onore, no? Dici bene, l'atmosfera era sacra per noi e ci sentivamo tremare le gambe e le mani. Nel momento in cui siamo arrivati sotto casa Camilleri, ci sentivamo quasi insicuri addirittura di poter suonare al citofono. Abbiamo cercato di guardare bene l'orario per non disturbare e abbiamo preferito aspettare che passassero 5 minuti in più rispetto all'appuntamento piuttosto che suonare in netto anticipo, visto che eravamo lì già da più di un'ora. Entrare a casa loro è stata davvero una grande emozione, ma nel momento in cui la moglie di Andrea Camilleri e la figlia Mariolina ci hanno aperto la porta, ci hanno accolto come se fossimo dei parenti, delle persone di Lorena, casa, e quindi com'era ci siamo. l'ambiente? Era molto fumoso? Non ho capito bene. L'ambiente era fumoso? L'ambiente era molto fumoso, sì, Perché parecchio, devo lui dire. è una ciminiera a vita. Ma anche nel video che abbiamo visto era ancora, cioè, sempre con la sigaretta, Lui quindi. ha una sigaretta long time, cioè, l'accende un giorno e la spegne 365 giorni. Tra l'altro ci ha raccontato a tal proposito, mentre eravamo insieme, un aneddoto. Quando si trasferì dal suo primo appartamento a quello in cui vive attualmente, portarono via tutto, ma lui ci raccontò quel pomeriggio una cosa rimase dentro il mio appartamento, la mia libreria, perché quando la portarono via in realtà era rimasto il segno all'interno della stanza del fumo che si era impregnato nelle pareti, quindi era come vederla lì e non averla Allora portata mai via. ti devo dire che la casa di Camilleri, a futura memoria, sarà incorniciata come caverna impregnata del tabacco storico del mondo. Proprio, la gente arriverà là e scaverà in queste grotte di tabacco per trovare la casa di Stai Camilleri. dissacrando un luogo che è un luogo Tu prova a importante, fumare e vedi le capito? tende. Tu prova a fumare a casa e vedi le tende come diventano. Comunque, al di là del fumo che mi pare ti abbia colpito particolarmente, io invece volevo puntare un po' sul fatto che comunque Camilleri sicuramente per i posteri sarà una figura, lo è tuttora, ma siccome in genere noi italiani siamo abituati a riscoprire in qualche modo le grandi personalità quando non ci saranno, quando non ci sono più, Camilleri sicuramente è uno che ha scritto cioè, la nostra letteratura del Novecento, diciamo, della fine del Contemporanea, sì. Novecento. E quindi voi in qualche modo siete stati bravi a cogliere, diciamo, anche questo aspetto così importante di questa figura, sicuramente carismatica. Ci abbiamo Sì, siamo provato, stati bravi. No, ecco. io vi ringrazio per questo complimento. Noi abbiamo cercato semplicemente di poter far venire fuori quella che avevamo appreso come una notizia da giornalisti che quali siamo. E poi invece è venuta fuori l'idea di poter incorniciare in un certo senso questi ricordi di questa amicizia che dura da più di 50 anni. E nonostante questi due personaggi, tra virgolette, non si vedano da più di mezzo secolo, ancora mantengono un rapporto che è fatto di sincerità, genuinità, ed è questo. Io ho perso Lorena. No, ci. Abbiamo perso la linea di Lorena. C'è ancora? Ci sei? Andrea è andata via. L'abbiamo Abbiamo L'abbiamo perso Lorena, persa. abbiamo perso Antonello, abbiamo perso Melinda, abbiamo perso Cavaliere Secondo me Rosso. sei tu che porto. Oggi è un po' una giornata così. Vergognosa. Abbiamo perso la speranza di vederti la prossima volta. Uggiosa, una giornata Una uggiosa. giornata uggiosa. Allora, loro sono qui perché proprio lo hanno voluto fortemente, visto che a Gela c'è stata una sorta di bomba Sì, d'acqua. praticamente Per sì, cui. perché la meno bomba d'acqua li ha di. spinti talmente veloce. E siamo arrivati Ma all'anio, siete arrivati in barca, sì, Senti, ti voglio velocissimi. Ti ho dare un remato. gossip. Oh, Il signore. mio primo insegnante delle scuole cristiane si chiamava Cassisi. Di Gela. Anche Io non lo so se ero talmente se è un piccolo, cognome, credo di Butera, ero piccolino, originariamente. io dicevo padre Cassisi, mi dava le medaglie, mi dava le fasce, mi dava tutto. Ma Andrea Cassisi a noi che ci dà?
Ma innanzitutto sicuramente il ricordiamo, libro. sicuramente. Il libro con una bella dedica. Allora, hai visto? È già ricordiamo qualcosa. che il libro ovviamente lo possono trovare oggi pomeriggio alle ore 5, alle 17:30. Sì, alle 17:30 nel giardino di Via Biblioteca ad oggi, anche se ho appena sentito Simona, che è l'organizzatrice, mi dovrà aggiornare, probabilmente cambieremo sede, però questo non lo so per la pioggia, credo, ma non Perché abbiamo tempo Presenta esserci. Desiree Alabiso. Quindi. Esatto, conversa con l'autore in questo caso, perché Esatto, uno è non con gli autori, ma con l'autore. Quindi sicuramente Certo, oggi perché Lorena pomeriggio l'abbiamo a persa, Trapani. quindi. Oggi pomeriggio, e poi invece dov'è che possiamo trovarlo il Poi libro? saremo siamo in tutte le librerie d'Italia, Ecco. però per le presentazioni Tra abbiamo già Nigella un piccolo tour. Trapani. Sì, perché siamo il, il 30 a Gela con Sara Zappulla Muscarà, Ah, Marco Trenito nostra amica, e Rita bravissima, Salvo. bravissima, Anche lei è amica di Andrea Camilleri, più bravissima. volte a Roma si sono incontrati. Poi saremo il 1° luglio nell'ambito della rassegna Il Mercante dei Libri ad Agrigento. L'8 luglio saremo a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, e poi Si mangia abbiamo benissimo, si mangia bene, nell'Isernia si mangia bene, anche nel Ragusano, dove faremo una tappa a metà luglio Insomma, a siete in Palazzo tournée, Arezzo. Siamo diciamo. una piccola tournée, sì, siamo in giro per la Sicilia, e poi ovviamente saremo anche a Roma. Sorpresa delle sorprese, rientrate, è ritornata con noi Lorena. Non è Non è ritornata Lorena ritornata, perché faccio dalla regia allarme. stanno facendo, come si chiama, spinning aereo, cosa stanno facendo? Simulazioni di volo, cosa stanno facendo? Hanno chiamato Del Rigo, cosa stanno facendo Secondo me sta facendo un po' di secondo te? Ah, è aerobica. aerobica, ho capito, no? Ah, oppure sai com'è la barzelletta, c'è, non c'è, ora viene, non viene, così. E vabbè, sai, andarlo a prendere fino alle saline, Comunque, noi vai. mi pare che forse abbiamo. 3, No, 4, c'è, 8, ma guarda, era uno ce l'abbiamo. scherzo, ci sei 1, Lorena? 9, 1, 4. No, Ecco, non ci è sei, lei, nel tuo numero. evidentemente. Ecco, così tutti quanti hanno preso appunti e hanno tutti quanti il cellulare di Lorena. Vabbè, ragazzi, qua siamo alla chiusura. Che dobbiamo fare? Non ho capito se dobbiamo salutare Lorena o se non la dobbiamo salutare. Negli altri movimenti coreutici della regia possiamo inquadrare una forma È stata una gospiana, puntata una veramente. forma proprio empirica. Eccola, Mi sa forse che l'ho ce l'è. sentita. Ecco, Lorena? Sei viva? Eccomi, È Andrea. ritornata. Lorena, Okay. resuscita, ti prego, resuscita. Eccomi. Ma non si può fare sta vita, Lorena. Allora, In quale mi isola dei dispiace. Caraibi sei? Scusa, sei a Trapani o? I potenti mezzi a volte ci fanno brutti scherzi. Invece, Andrea, stava aspettando te per dirci, per rivelarci qualcosa, perché domani tu sarai all'aeroporto di Palermo, Lorena a Palermo. lei a Palermo, tu invece sarai All'aeroporto di Catania e ci incontreremo in aria. in No, in volo. No, volo. ci incontreremo Con gli all'aeroporto di uccelli. Roma, perché Ci incontreremo a Roma, sì. lo possiamo dire, ormai anche Direi. Filippo Lupo l'ha detto, domani noi siamo ospiti di Andrea Camilleri, Ah, ma e che bella andremo a cosa. casa sua, e con noi c'è un ospite speciale insieme con la famiglia, che è Federico Madonna, ma che Allora, bellissimo! gossip. Proprio bellissimo! Dopo Finalmente dopo 50 anni 50 si anni potranno incontreranno. Cioè, questo si chiama Dopo i Pooh, ci siete voi. Questa è la reunion dei 50 Dopo anni. Raffaella Carrà ci siamo noi. Madonna, ma Benissimo, questa benissimo. veramente è una, cioè, una notizia veramente molto, molto E bella. noi Pensa un chiudiamo po'. con questa bellissima Sì, notizia. è purtroppo una notizia romantica. Pensa un po', mi Scusa, dispiace per pensavo che te. fosse reumatica la notizia. So che sei un po' allergico al romanticismo. Lorena, è stato un Ave piacere. Maria. Noi siamo pure in diretta TV, diciamoglielo Ah, sullo sì. Siamo in streaming. diretta TV e Onia stava pregando, per questo dicevo. Stavo pregando perché sono contenta di avervi avuto tutti qui. È stato un Grazie a onore. voi E per aver averci detto questa ospitato. bellissima notizia di questo grandissimo Grazie. incontro romano. Sì, infatti, questo veramente è stata la ciliegina sulla torta. Allora, salutiamo Lorena Scimè, che ti aspettiamo Grazie, è ovviamente, stato un ma ti piacere. aspettiamo, ovvio. A presto. Ciao, ciao Lorena. Salutiamo Ciao, Desi ciao. Desiree. Lare. Sì, salutiamo Grazie. Desiree e la vediamo oggi Sì. pomeriggio alla presentazione del libro. E dopo la Labiso chi salutiamo? Un in bocca al lupo per tutto ad Andrea Cassisi. Voce del verbo?
Non mi fare queste domande, per favore. Salutiamo tutti i lettori che verranno a trovarci in tutte le librerie e soprattutto d'Italia. Tutti quelli che devono andare a cercare perché lo devono avere. Effer racconta Camilleri. Gli anni a Portempedocle, le prefazioni di Melofreni, anche lui è un amico, ecco, sia di Effer che di Camilleri, che peraltro una carriera in Rai, ha ricevuto il premio Cultura Europa 2016 a Roma qualche settimana fa. Anche lui si incontra, tra virgolette, la tra le foto, pagine di la questo foto chi te libro. l'ha data? La foto fa parte dell'archivio di Federico Effer, così come tutte le foto che sono contenute nel Bellissima. libro, e che ripercorrono un po' la storia. Perché, peraltro, leggere questo libro è un po' come, ne parlavamo in macchina con Desiree quando venivamo qui a Catania, è un po' come guardare una puntata della serie TV Montalbano, perché tutto quello che Camilleri mette Bellissima sulla idea Rai questa, in realtà fa bellissima parte idea. di È un questo po' libro. autobiografico in Bellissima qualche idea, modo. allora noi I nomi faremo che qualcosa del compaiono. genere, perché voi lì farete un servizio per noi, farete anche, se riuscirete a fare anche un minifilm o qualcosa del genere, ritornerete qui e racconteremo i nuovi passi della famiglia, di casa Camilleri con voi. Ci Diamoci proviamo questo e ci diamo appuntamento. questo appuntamento. Va bene, questa Grazie. era Radio Ritratto, le pennellate dal mondo dei Vips. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. grazie. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.